Bentrovati a Focus, benvenuti in questo spazio mattutino dell'approfondimento di Eventi Sicilia. Oggi, come preannunciato, parliamo di accorpamento delle camere di commercio tra chi la vuole, chi non la vuole, chi la blocca, chi la porta avanti. Ne parliamo con Antonio Prelati in rappresentanza di Spazio Aperto, buongiorno. Buongiorno. E con Licio Marchese dell'ASCOM. Buongiorno. Allora, parto da te Antonio, perché Spazio Aperto, proprio per fare un attimino di chiarezza su questo argomento, sta organizzando un incontro che è in programma domani alle 10 alla sala conferenze del Chiostro delle Grazie di Vittoria. Ci sarà anche Pietro Agen, che è il presidente regionale di Confcommercio Imprese, che era stato designato quale super presidente della super camera di commercio. Che incontro sarà? Su cosa accenderete i riflettori? Allora, intanto come movimento, diciamo, politico, ma in questo caso proprio noi affrontiamo una tematica abbastanza attuale e culturale, anche di informazione, e serve anche per fare chiarezza su questa vicenda che veramente ha dell'incredibile. Quindi il nostro movimento Spazio Aperto, nella fattispecie, quindi ha voluto promuovere questo incontro, che vogliamo affrontare questo tema, che è un tema che non finisce alla luce anche del fatto che hanno bloccato questa supercamera appena nata. E quindi domani mattina il presidente regionale di Confcommercio Pietro Agen, insieme al presidente Camera di Commercio di Ragusa Giuseppe Giannone, spiegheranno tutta questa vicenda, tutti i vari passaggi e tutto ciò che veramente ha dell'incredibile per poterlo sbloccare, quello che succederà nel prossimo futuro. Tra l'altro vogliamo ricordare che sono arrivati anche avvisi di garanzia, ci sono un po' di persone indagate, tra cui il sindaco Bianco, e quindi vediamo che la vicenda ha assunto una posizione più complessa e più complicata rispetto a quella che poteva essere una facile soluzione dell'accorpamento. Ma perché accorpare Ragusa, Siracusa e Catania? In fondo sono tre realtà, per quanto insomma vicine, ognuno con delle peculiarità. Non sarebbe svantaggioso, comunque non si rischierebbe di creare un calderone? Allora, Ragusa devo dire che è tra le poche camere di commercio in Sicilia che ha i bilanci a posto, ha delle riserve che ha continuato a mantenere, e poteva continuare a esercitare il ruolo di camere di commercio, quindi tutela del territorio, valorizzazione e quant'altro. Il partner per eccellenza, diciamo, in questa occasione. E poteva rimanere anche da solo, e devo dire che c'era anche la volontà, perché Ragusa rimane sempre un piccolo gioiellino nell'ambito della Sicilia, anche nelle altre province, che comunque è una provincia ancora ricca, è una provincia che anche alla luce della nascita dell'aeroporto, il porto turistico, Ibla con le riprese di Montalbano, quindi è un'isola nell'isola rispetto alle altre, quindi ancora poteva conservare questa autonomia che altri non hanno in Sicilia. Però per la spending review nasce un decreto di accorpamento nazionale, e dicono che da 105 camere di commercio bisogna ridurle a 60. Addirittura si pensava, la prima proposta era quella di avere una sola camera di commercio in tutta Italia. Addirittura. Poi diciamo, le città metropolitane si sono un po' opposte a questa idea, e nascono in Sicilia le tre camere di commercio, che sono le città metropolitane, quindi Messina, Catania e Palermo. A questo tutte le altre bisogna accorparle. Accorparle significa anche abbattere dei costi che alcune camere non possono più sostenere. Chiaramente ci sono dei paletti, ci sono delle basi su cui fondare questo accorpamento, e devo dire che Ragusa, insieme a Catania e Siracusa, hanno rispettato quello che è l'iter procedurale dell'accorpamento delle camere, nel rispetto della legge Madia, che era stata appena fatta,
E quindi noi come Ragusa, come sistema camerale ragusano, ha attuato tutte le procedure possibili per avviare questo percorso. Perché Catania? Perché tra le condizioni di questi accorpamenti c'era sicuramente quello delle 75.000 imprese. Quindi Ragusa da solo non ha 75.000 imprese, neanche insieme a Siracusa. Con Catania si superano le 75.000 imprese, quindi ha una sua logica. Un altro dei parametri di accorpamento è quella della contiguità territoriale, quindi anche le affinità che ci sono tra le varie province. Non vi è dubbio che Catania, insieme a Ragusa, ha un forte legame anche infrastrutturale. L'esempio è i due aeroporti, quindi Comiso e Catania, e i quattro porti che rientrerebbero in questa supercamera, che consideriamo Augusta, Pozzano, Catania e Siracusa. E l'università, c'è un legame forte anche per quanto riguarda il sistema universitario, e quindi questo, i 57 km di costa, i due mercati, quello dalla produzione e quello alla commercializzazione, il MEC di Catania, quindi vediamo che insieme è veramente una supercamera di commercio anche rispetto a tante altre. Uh-huh. Quindi questa forza chiaramente ha un po' fatto entrare in gioco la politica, e questa è l'unica vicenda che è da spiegare bene a chi non conosce queste dinamiche, che ne parleremo magari. Lo facciamo tra pochissimo, perché volevo cominciare a capire la posizione dell'ASCOM su questa riforma. I commercianti la vedono di buon occhio oppure no? Allora, i commercianti, infatti il discorso del convegno di domani è proprio questo, vogliono capire cosa sta succedendo, perché effettivamente legge ogni giorno un articolo che ribalta l'altro, quindi c'è un pochino di confusione. E infatti per questo Antonio ha fatto bene a creare questo convegno di domani, per cercare di capire, perché la posizione che abbiamo in Confcommercio è sì d'accordo alla supercamera, perché come abbiamo sentito da Antonio ci sono dei virtuosismi che sono indiscutibili, cioè Catania e Ragusa sono sicuramente due leader che possono andare tranquillamente insieme, quindi la vede molto positiva la posizione Confcommercio. Ma in ogni caso domani appunto vogliamo capire dalle parole delle persone che vengono a relare di cosa sta succedendo. Comunque la posizione predominante in questo momento è una posizione di apertura, quindi a questa prospettiva, sì, mi certo. Pare di capire, sì, anche sì. Se c'è Siracusa che mi pare che non venga vista. Siracusa per motivi che si capiscono benissimo, Siracusa in questa occasione diventa la cenerentola della situazione, quindi naturalmente ecco, lì entra in parte la politica, che ognuno cerca di tirare l'acqua verso il proprio mulino. Ma ci sono delle realtà che sono quelle, quindi non credo che si possano discostare dai fatti reali. Ecco. Ma quali sono le perplessità che vi stanno giungendo dal basso? Quindi i punti proprio che non si stanno riuscendo a capire? No, è la confusione, perché quando tu vedi avvisi di garanzia, ecco. Articoli che si ribaltano tutti i giorni, cioè non hai la percezione effettivamente, e poi perché appunto solo questa e tutto il resto del mondo rimane tranquillo? Quindi cioè, non si capisce effettivamente, ci sono dei punti che non si riescono a spiegare, o meglio, si spiegano con il fattore politica, però non si spiegano nella realtà, perché tutto dovrebbe filare liscio visto quello che è la realtà dei fatti, ma così non è. Appunto, perché a un certo momento sembrava che questa trasformazione fosse in addirittura d'arrivo, dopodiché è arrivato uno stop proprio da Siracusa. Perché? Allora, e quindi ritorniamo al discorso della politica. È qui la vicenda paradossale. Allora, Siracusa firma il decreto di accorpamento. E Siracusa ritiene di avere la maggioranza in questa supercamera di commercio. Al momento che vedono che i numeri non si appattano, usiamo un termine anche abbastanza comune, è chiaro che si rimette tutto in discussione, perché è chiaro che qui le associazioni di categoria, nella fattispecie Confindustria, ha dei forti interessi nell'andare a
ricoprire il ruolo di presidenza di questa nuova supercamera di commercio. Dobbiamo dire pure che il presidente nazionale di Union Camer, il dottore Lobello, è chiaro che per essere confermata alla supercamera deve essere presidente di una camera di commercio. Quindi questo già un po' spiega le ragioni politiche e naturalmente fanno pressione al governatore Crocetta, che devo dire è entrato in totale confusione, perché in un primo momento quindi firma l'accorpamento, contestualmente accetta il ricorso fatto da Siracusa, invita l'assessore Lobello a riunire le tre camere di la nuova giunta accorpata. Contestualmente si sente con il ministro Calenda per dire che vuole revocare tutto. Quindi c'è, effettivamente non sa neanche qual è la strada, il percorso da fare. Le forti pressioni politiche, è chiaro che hanno condizionato molto il governatore della Sicilia, che è veramente entrato nel pallone in questo punto di vista. Allora, il ministro Calenda, anche lui, è una cosa che un po' lo spiazza, detta così in maniera anche semplicistica, perché è chiaro che smentirebbe la legge, il decreto Madia, quindi smentirebbe il governo di cui lui ne fa parte, ed è chiaro che alla luce di questo qua si valuta l'idea che bisogna sciogliere tutte le camere di commercio già accorpate in Italia. Perché sciogliendone uno, non avendo i requisiti per sciogliere soltanto Siracusa, perché si parla solo di gravi criticità e non si parla di reali motivi. Quindi succede questo, bisogna sciogliere tutte le altre camere di commercio già accorpate. Perché nel frattempo in tutta Italia, come sempre, si sono già organizzati, la Sicilia invece basse. Sicilia è un'isola a parte, non c'entra nel contesto nazionale. Quindi sciogliendo questo qua, è divertente anche un passaggio che mi piace parlarne, è quello che bisogna, per revocare questo qua, bisogna che ci siano le delibere delle tre camere di commercio. Quindi nuovamente i consigli si devono incontrare, devono deliberare l'uscita dall'accorpamento, quindi smentendo se stessi. Per Siracusa e Catania la cosa è più semplice in quanto commissariata, per Ragusa no. È divertente che, è un aneddoto, ma è un fatto, che a Siracusa il commissario torna bene, quando la giunta di Siracusa si è incontrata e ha chiesto la revoca di questo accorpamento, lui non l'ha firmata e quindi ha revocato questa revoca. Oggi ritorna su questa e deve revocare la sua revoca, quindi revocare se stesso. È chiaro che sembra sempre un'opera teatrale che una vicenda di questi giorni. E questo qua sicuramente non finisce ora anche col fatto che il Ministero dello Sviluppo Economico ha revocato questo accorpamento, perché è chiaro che ora ci saranno i ricorsi, ci saranno altre vicende e sicuramente ci saranno altre persone indagate, perché Non è così semplice e non è così facile poterla risolvere al punto in cui siamo arrivati. Bene. E quindi viene fuori l'immobilismo e rimaniamo tutti belli e tranquilli. Esatto, intanto il tempo passa, poi si deve andare ad elezioni e quindi la politica farà il suo corso e quindi non si capirà niente. E questo è il sunto in pratica. Però, come dicevamo prima, in Italia non mi pare che ci siano state criticità in altre parti, quindi tutto sommato è una riforma che si poteva abbracciare tranquillamente anche da noi. Sì, infatti c'è la problematica, pare che sia proprio solo Catania, Ragusa, Siracusa, ma con le volontà dovute da parte di qualcuno, che questa cosa non si deve fare. Tra l'altro si rischia, correggimi Antonio se sbaglio, che se non si trova l'accordo sia Union Camere d'ufficio a fare gli accorpamenti diretti se sballa tutto il sistema. Cioè, quindi, questo è importante, cioè, tipo questo fatto che dice il presidente Marchese. E il ministero sicuramente, se entro il 10 giugno non si esprimerà, perché ora ci sarà la conferenza Stato-Regione che dovrà prendere una posizione che non potrà prendere, e quindi si rinvierà tutto a Union Camere. Union Camere che dovrà decidere questo accorpamento. La presidenza di Union Camere Nazionali è
di Lobello, del dottore Lobello, che lui dovrà decidere d'imperio Ragusa con chi dovrà accorparsi. Ragusa, quello che pensiamo possa succedere, è quello che verrà accorpato con Siracusa. Senza Catania. Senza Catania. E è chiaro che queste due camere di commercio intanto non hanno i requisiti delle 75.000 imprese. La contiguità territoriale lascia il tempo che trovo. C'è, e devo dire che mentre Siracusa ha speso anche i fondi di riserva della Camera di Commercio, no? Quindi non è in grado neanche di pagare le pensioni. Ha aggrappato perché proprio il fondo del barile. Ecco, non potrà, perché nella riforma praticamente c'è un taglio dei ricavi che prendono le Camere di Commercio, che dal 2015 al 2017 si passerà dal 35 al 50% in meno. E con questo 50% in meno dovranno pagare pure le pensioni dei dipendenti delle Camere di Commercio, cosa che a Ragusa ancora possibile, Siracusa no. No. E lui prenderà la presidenza chiaramente di questa nuova Camera di Commercio e andrà a chiedere la riconferma come presidente nazionale in Camera. E non perciperanno, è divertente, ma ecco, domani i nostri relatori la spiegheranno con dati, con passaggi che sono appunto per capire tutto. Perché la gente vuole capire, certo. E quindi per questo nasce questa esigenza. Vogliamo parlare di quello che sta succedendo in Sicilia e devo dire che insomma è poi lo specchio della nostra nazione, e quindi domani sarà interessante che i due relatori ci spiegheranno. Stavi aggiungendo film. Percepirà o non percepirà? Allora i presidenti di queste camere di commercio non percepiranno, se non rimborsi, compense, perché rientra un po' anche nella spending review. L'unico che perciperà compenso, anche importante, è solo la presenza di Unioncamere. Io i commenti li lascio ad altri. Li lasciamo... Licio, li vuoi fare tu i commenti? No, i commenti, nada, è chiaro che quindi ci sono pressioni politiche, naturalmente purtroppo si fa politica anche dove molte volte dovrebbe stare al di fuori, perché quando si parla di commercio, di Camera di Commercio, dovrebbe sicuramente andare avanti il concetto di aiutare quello che può essere il mondo, la categoria del mondo commerciale. Così molte volte non è, come vedi, purtroppo ci mescoliamo sempre la pentola, ma usciamo fuori dalla pentola alle situazioni peggiori. Il commento è che la situazione intanto di stallo che è preoccupante, due che non si sa al momento dove si va a finire, perché giustamente l'ipotesi di Antonio è l'ipotesi per noi peggiore, esatto, in assoluto. Questo accorpamento solo con Siracusa. Non abbiamo solo che perdere in questa situazione così, ma anche per una questione di virtuosismi, perché mentre con Catania si ci può tranquillamente relare e capire di che cosa stiamo parlando, con Siracusa, forza trainante. Esatto, è una forza trainante. Quando tu hai chi è superiore a te, non è altro che possibilmente imparare in alcuni settori. Viceversa, con Catania si capisce che verso i nostri settori, il mondo dell'agricoltura, cioè sicuramente noi siamo trainanti su altre determinate situazioni. Quindi è una situazione che, se così va a finire, ci preoccupa in modo non indifferente. Ma queste decisioni calate dall'alto eventualmente le accetterete o c'è tutta l'intenzione di... E vorremmo capire se si possono stoppare oppure le devi calate appunto dall'alto, le digerisci e così deve essere, e quindi trovare possibilmente un modus operandi totalmente diverso per cercare di risolvere la situazione. Anche questo speriamo che domani ne esca fuori dalla conferenza, in caso di trovare il modo come ripararsi da fulmini a ciel sereno. Ma non ci sono i criteri comunque di accorpamento, esatto. Perché se la legge prevede dei paletti e delle misure per l'accorpamento, qui vengono a mancare e quindi non si può fare questo accorpamento, tranne che... E perché allora è stata un'ipotesi vagliata, se non ci sono proprio i criteri? Ma si sta cercando di stravolgere tutto. È chiaro che dal momento che ora si revoca un decreto, quindi una legge dello Stato, e viene revocata questo accorpamento che ha rispettato tutti i criteri della legge dello Stato, volontà o meno, d'accordo o meno, è chiaro che questo accorpamento, nel caso fosse con Siracusa, non ha assolutamente i parametri, i criteri per poter essere sostenuta. E poi dobbiamo dire anche un'altra cosa, che
con Siracusa anche il fatto del c'è anche un aspetto importante, perché facendo questo qua la presidenza di questa Camera di Commercio con Siracusa porterebbe a Siracusa tre quote dell'aeroporto, degli aeroporti di Comiso e Catania. Comiso e Catania, e questo è un valore per loro politico, certo, importante, perché scippano, perché Ragusa ha un ottavo dall'aeroporto di Catania, della Sacche, e con questa super camera, questa camera di commercio, non è più super, ma è una piccola camera di commercio, praticamente prenderebbero queste quote dell'aeroporto. Devo dire che anche il porto di Augusta ora viene meno, perché praticamente è stato preso dall'autorità portuale di Catania. Quindi non arriverebbero quote a Ragusa? Non arriverebbero quote a Ragusa. Quindi praticamente noi, il valore di questa camera è solo quello che portiamo noi. È quello che loro prenderanno anche dal valore che diamo noi di questa piccola provincia, che devo dire è sempre in primo piano. Bene. Siamo in chiusura, Presidente Marchese, voleva aggiungere qualcosa? O? No, io spero, come ribadisco, che domani è importante essere presenti in questa assemblea, perché quindi per vogliamo capire. Lanciare anche un invito, esatto, ad essere presenti, sì, anche perché i dubbi che abbiamo, se facciamo qualche domanda, sono pronti a rispondere, e quindi cerchiamo di chiarirci un po' le idee, anche per prendere una posizione anche più forte. Assolutamente sì. Il fatto di domani c'è il Presidente Agen. Sì, domani, a proposito, mentre il Presidente Agen viene a fare la conferenza a Vittoria, viene a trovare pure, a dare un sostegno di solidarietà sia ai commissionari per gli eventi che sono stati, okay. Infatti domani mattina alle 9 abbiamo un incontro al mercato ortofrutticolo. Quindi ci sarà questo passaggio prima dell'incontro. Esatto, e dopo sempre il Presidente Agen, appunto per rafforzare questa situazione, ha voluto fare una seduta di giunta regionale appunto a Vittoria, che l'abbiamo dislocata all'aeroporto di Comiso, anche per far sì di mettere in evidenza le nostre belle strutture che abbiamo, e quindi ci sarà una seduta di giunta regionale da noi, sempre per evidenziare che Confcommercio è presente nel territorio. Beh, insomma, una giornata molto intensa. Domani bella giornata. Quella di domani. Per il momento ci fermiamo qui. Vi auguro buon lavoro, buona giornata. Grazie. Ad Antonio Prelati, Spazio Aperto. Grazie. E a Licio Marchese, Ascom. Buona giornata, grazie. Buona giornata a voi e buona giornata a tutti voi che ci avete seguito. Arrivederci alla prossima.